preoccupa la velocità con cui sfrecciano alcune macchine in via Pier Lombardo a Lumellogno, e questo quanto ci dicono gli abitanti della zona, che abbiamo provato a sentire insieme a loro anche alcuni dei commercianti. Sul prossimo numero in edicola da venerdì 18 marzo troverete tutti gli approfondimenti e le interviste. Il problema di questo tratto di strada di via Pier Lombardo, che sono 100 metri circa, questa strettoia, è un problema di difficile soluzione, perché è vero che la strada è stretta, però è altrettanto vero che c'è una totale mancanza di senso civico da parte degli automobilisti, perché non vengono rispettati i limiti di velocità. Cioè, questa è zona 30, però il rispetto del limite di velocità non c'è. Oltretutto neanche si possono fare i marciapiedi, perché proprio perché altrimenti si andrebbe a restringere ulteriormente la carreggiata. Ci sono le strisce di segnaletica che delimitano la carreggiata per permettere proprio quando si incrociano, pullman o via dicendo, che si possano allargare, altrimenti è un disastro. Sì, insomma, il problema è il senso civico delle persone. È sempre il senso civico delle persone, perché rispettando la zona, il limite di velocità dei 30 km all'ora, il problema è risolvibilissimo. D'altronde risolvibilissimo parzialmente, perché il problema comunque è la strada stretta rimane, è tutto lì.